Dovremmo avere una big surprise qui a Maratona Villani, il rielettissimo, direi, sindaco di Santa Maria Oe con una giacca, non mi piace, ma non sono un maestro di stile, il sindaco Efrem Brambilla, buongiorno, complimenti. Buongiorno, buongiorno. Allora, come va? Insomma, un plebiscito. Adesso stanno conteggiando le schede, c'è stata un'affluenza altissima a Santa Maria Oe, quindi siamo molto contenti per la partecipazione, è stata molto alta. Adesso attendiamo che si concluda lo spoglio per vedere il risultato. Siamo molto contenti perché già ieri siamo riusciti a superare il 40% già degli elettori. Già nel pomeriggio, la sera avevamo superato già il 50, poi alle 11 siamo andati ben oltre il 50% e questa mattina sono arrivate tantissime persone, abbiamo superato il 60. Ci eravamo proprio dati anche questi obiettivi come lista, no? Ci eravamo proprio detti, dobbiamo superare il 40 nel pomeriggio, il 50 la sera e il 60 il giorno dopo, e così è andata, quindi siamo super contenti e super felici perché questo risultato, insomma, ci riempie d'orgoglio, anche perché, insomma, l'affluenza è stata molto bassa un po' dappertutto, invece, insomma, il dato di Santa Maria Oe ci distingue. Allora, una cosa, una mia ignoranza, non so come si chiamano i tuoi concittadini, i Santa... Santa Mariesi, colmo una lacuna, sì. È un'ignoranza crassa la mia, ma l'ho colmata, grazie. Oh, la prima cosa che farai da rieletto sindaco? Prima cosa che farò da rieletto sindaco è dare un incarico sulla videosorveglianza, per installare un sistema di videosorveglianza nel comune, che ne abbiamo bisogno e lo vogliamo fare. Ma per la sicurezza, per la viabilità, so che avevate dei problemi di incidentalità. No, sì, ma per entrambe le cose. Per entrambe le cose, sì. Eh sì, una non esclude l'altra. Allora, davvero, esatto. Complimentissimi a Efrem Brambilla e un grazie. Caro saluto ai Santa Mariesi, che adesso abbiamo capito. Grazie. Grazie a te. Buon lavoro, è sempre un gran lavoro quello dei sindaci, lo abbiamo detto.